Ciao a tutti da Barbie Mare e benvenuti in questo nuovo video haul. Ebbene sì, sono ritornata al mercato e ho fatto dei super affari. Allora, questa volta ho acquistato solo a 1 euro, quindi tutte le cose che vedrete adesso le ho pagate tutte 1 euro. E il sacchetto è questo. In realtà questo, come vedete, è il sacchetto del risparmio casa perché sono stata anche da risparmio casa. Siccome che al mercato ho acquistato in vari banchi, sapete che ci danno quei mini sacchettini? Allora, per non avere tanti sacchettini, ho preferito metterli proprio per fare il video, ecco, in questo sacchetto di risparmio casa perché è bello capiente. Allora, prima però di farvi vedere le cose che ho acquistato, vi faccio vedere una cosa e chi mi segue da tempo capisce al volo. Guardate cosa c'ho io tra le mani. Incubo, cioè dico questo, allora non mi faccio vedere la copertina frontale perché c'è l'etichetta con il nome, l'indirizzo e il numero di telefono della presentatrice, quindi vi faccio vedere la copertina, diciamo, finale, posteriore. Campagna 14 dal 23 novembre al 13 dicembre, mi capita tra le mani ieri, cioè mi è capitato tra le mani ieri. Che ero in un ufficio e praticamente c'era la ragazza dell'ufficio che ce l'aveva lì sul banco e ho detto: ma quello è il catalogo Avon? Sì, allora io sono una presentatrice Avon, nel senso che ancora risulto sul sito di Avon, risulto ancora presentatrice, però sono mesi adesso che non faccio un ordine, infatti mi sembra strano che ancora non mi abbiano cancellata. Se magari qualcuno sa qualcosa al riguardo, me lo faccia sapere sotto. Forse mi devo cancellare io, non lo so. Comunque, e quindi io che lo evitavo veramente come la peste, il catalogo di Avon, perché purtroppo ho le mani bucate, quindi volevo evitare, però cioè, proprio ieri, tra l'altro, che era il mio onomastico, e infatti ringrazio tutti. Tutti coloro che mi hanno fatto gli auguri per Santa Barbara, sia su YouTube che su Facebook che su Instagram, quindi grazie di cuore. Comunque, ho già contattato la presentatrice perché io, anche se sono presentatrice, non farò nessun tipo di ordine perché per pagare poco sulle spedizioni, perlomeno fino a pochi mesi fa, dovevo fare un minimo di ordine di 65 euro. Siccome che mi sembra che sono arrivata sui 35-40, allora preferisco prendere dalla presentatrice, tanto comunque il risparmio lì era poco e niente, quindi ok, comunque quindi presto ci sarà un video spacchettamento Avon. Povera me, andiamo avanti. No, però credetemi, mi sono tenuto, ho preso poche cose, ma proprio le cose che secondo me erano proprio da prendere, sia per il prezzo e sia diciamo per l'estetica. Comunque, iniziamo subito con questo sacchettone tutto a 1 euro al mercato del lunedì di Savona. Non è la prima volta che compro queste confezioni qua di calze, ma si sono staccati infatti perché è un pacco trio. Quindi questi vanno qui dentro. Comunque a 50 centesimi al paio, mi è presa l'allergia. A 50 centesimi al paio, quindi 1,50 euro il pacco, quindi diciamo che un paio è meno di 1 euro. Queste a righe blu, azzurre, celesti e bianche. Blu, lilla, viola, vinaccio e bianco e fucsia, rosso, rosa e bianco. Tre paia di calzini, sono 95% cotone, così c'è scritto. Poi un'altra confezione sempre a 50 centesimi al paio. Questa volta però anziché prenderli a righe li ho presi con i fiori. Questi che hanno lo sfondo sul grigio, questi che hanno lo sfondo sul nero. E questi altri che hanno lo sfondo rosa, anche questo 95% di cotone. E questo cosa vuol dire 100% qua? 100% cosa? Non so cosa significhi questo simbolo. Comunque questi. E poi sempre a 50 centesimi al paio. Questi però anziché avere i fiori qui c'hanno i fiocchi e i cuori, quindi questo con lo sfondo grigio, questi altri con lo sfondo viola e questi altri con lo sfondo nero. Ovviamente poi qui cambia anche il colore dei disegnini perché dipende dallo sfondo, però diciamo che il disegno è sempre uguale perché sono sempre fiocchi e cuoricini. Quindi 50 centesimi al paio.
Poi a 1 euro al paio ho preso degli slip. Allora, questi che mi sono veramente piaciuti un sacco perché sembrano dei classici slip con i cuoricini e poi dietro c'è un cuoricione gigantesco, bellissimi. Il colore pure mi è piaciuto tantissimo, rosa e fucsia, quindi taglia SM, 1 euro. Poi i pezzi grossi sono dopo, comunque andiamo per grado. Sempre 1 euro questi altri slip fucsia e grigio bianco, boh, un grigio così. Anche questi SM, anche questi 1 euro. Questi hanno il pizzo comunque, sono tutti con il bordo in pizzo. Poi, e io ho l'allergia e mi prude il naso, pazzesco. Questi altri slip che però sono, ma guardate che bei colori, sono arancio e verde, che poi mi sembra che al telefono, con il telefono sto verde sembra grigio, ecco forse adesso così si vede meglio, è un verde acqua e questi però sono la taglia più grande LXL, ma comunque la differenza tra una taglia e l'altra di questi slip è veramente minima, 1 euro e sempre 1 euro. Questi altri che sono sempre con i cuoricini, fondo nero e cuoricini fucsia. E questa è la taglia XL, XXL. Sì, rispetto alla SM, si vedono che sono più grandi, però non è che sono enormi, vanno benissimo. Mi saranno sicuramente più comodi rispetto agli altri, ma non è che mi andranno, diciamo, larghi, ecco. Poi a 1 euro ho voluto prendere, li riprendo sempre ogni anno, solo che poi si rovinano, si formano quei pallini e non mi piacciono. E tra l'altro devo prendermi la macchinetta con la leva pelucchi. La stavo prendendo dai cinesi, però preferisco magari, dato che non mi serve urgente, aspettare che la porti Lidl, perché mi sembra che come qualità quella del Lidl sia migliore dei cinesi, anche perché io l'ho avuta entrambi, adesso non ce l'ho più, non so, si rompono. E quindi so che quella, secondo me, quella del Lidl è migliore. Comunque, 1 euro e ho preso questi guanti che sono i semplici guanti tagliati qui. Anche se adesso esistono i guanti adatti comunque per il touchscreen, diciamo, per del telefono, quindi touch, però io niente, con questi mi trovo meglio se devo aprire la borsa, se devo prendere i soldi dal portafoglio. Preferisco completamente questi e quindi 1 euro classici neri e va bene così. Poi, cioè, non potevo non prenderlo 1 euro, 1 euro, guardate che bellezza, un alberello di Natale con questo vaso in plastica. E poi guardate, con le bacche rosse, con le pigne, la cima, poi da mettere qualcosa. E questo o si può lasciare praticamente. Intanto devo aprire bene bene i rami, ci sono anche le foglie, ma veramente completo. Quindi o si può lasciare, diciamo così, che è già addobbato, oppure possiamo aggiungere un fiocchettino qui e mettere magari, io farò questo, infatti, aggiungerò le lucine, quelle corte, quelle piccole con 10-20 lucine, adesso non ricordo bene, che si usano con le pile, quindi non vanno con l'elettricità e quelle sono fantastiche perché le possiamo mettere in qualsiasi mobile, anche se non abbiamo la presa vicina, sono comunque piccole e io metterò quelle luci. Quindi 1 euro e ce n'erano tantissimi e mi sono pentita, ne dovevo prendere di più. Perché a me piacciono gli alberi, io ne faccio tantissimi, non ne faccio solo uno in casa ogni anno e ne dovevo prendere di più, comunque ormai è andata. Questo 1 euro, 1 euro, c'erano tre fantasie, io ne ho preso questa perché era l'unica che aveva lo sfondo rosso Le altre due invece erano sempre rosse e bianche, però primeggiava il bianco perché lo sfondo era bianco. È una semplice. Cos'è quella schifezza? Ah, forse è una cosa dell'albero, infatti si muove, vabbè. 1 euro e ho preferito prendere questa con gli alberelli, fiocchi di neve e le renne, bellissima. Questa tazza, mi piace di questa tazza, vabbè, oltre alla fantasia e ai colori, il formato, che non la vedo né troppo grande, quindi né troppo larga qui di circonferenza e neanche troppo piccola, è perfetta questa per le tisane, per il tè, adoro. E poi anche questi non potevo non prenderli e ne ho comprati più di uno. Qua sono stata attenta, ditemelo, ditemelo.
Se non sono fantastici, 1 euro questo pupazzo di neve fatto benissimo, morbidissimo, non so, all'interno avrà spugna, penso, cioè il cappellino, il naso a carotina, la sciarpetta, la felpa, i pantaloni e le scarpette, i piedoni qua neri, ditemi, è fatto veramente, veramente bene, morbidissimo, meraviglioso e questo io me lo piazzo sui mobili. Ho preso questo, simpaticissimo, sempre a 1 euro, suo cugino Babbo Natale, ditemelo se non è fantastico anche questo qua. Eccolo qui, anche lui vestito benissimo, tartan qui. Questo a righe, la barba, fatti veramente nei minimi dettagli. Barba, baffi, questi qua sul le bacche, le foglie sul cappello, veramente. Anche questo ce l'ha. 1 euro anche questo e quindi non contenta di Babbo Natale, ne ho presi ben tre. Eccoli qui. Eccoli qui. 1, 2, 3 e 4, però capite che con 1 euro addobbo la casa e in più l'addobbo anche bene perché queste sono proprio delle decorazioni che si notano, non è che sono quelle decorazioni piccoline, piccoline che si trovano di solito in giro nei negozi dai cinesi, da risparmio casa. Cioè, questi 1 euro e sono belli, belli grandi, pazzesco, pazzesco. Sacchetto svuotato, vi ringrazio tantissimo di aver visto questo video. Comunque, ci vediamo intanto tutti i giorni fino all'arrivo del Natale con il video sulla missione giornaliera e ringrazio veramente di cuore tutte le persone che seguono questi video della missione. Grazie tanto, lo faccio per voi, praticamente lo faccio per voi. In più ci vediamo presto appunto con lo spacchettamento Avon e con altri video haul e vari. Un bacio, lasciate un bel like, mi raccomando non ve lo scordate che è molto importante per me e in più se non l'avete fatto iscrivetevi al canale. In più vi consiglio di cliccare sulla campanella soprattutto perché io non ho mai un orario preciso che rispetto, diciamo, tutti i giorni in cui pubblico video, quindi potrebbero arrivare video da un momento all'altro, soprattutto in questi giorni ci sono tantissimi giorni che pubblico anche 2 video, perché quello della missione ormai è obbligatoriamente tutti i giorni, ovviamente, e poi qualche altro video simile a questo, diciamo, quindi 2 video al giorno. Un bacione e grazie ancora di tutto.